Ma io credo che le partite, soprattutto a questo punto della stagione, siano sempre sofferte. Non credo che nessuno possa pensare di vincere a mani basse contro qualsiasi avversario di questo girone. Poi in questo girone sono tante squadre buone che hanno anche giocatori, che hanno anche gioco e hanno struttura, anche fisica. Ci eravamo complicati un po' la vita con un inizio del secondo tempo in cui andiamo un po' in apprensione, perché ci variano un po' il modo tattico gli avversari, perché cominciano a metterla sulla fisicità e in alcuni momenti facciamo dei falli che non dovremmo fare, quindi c'è uno o due calci d'angolo consecutivi, un calcio di punizione, sbagliamo qualcosina nelle scelte, nell'uscire il gioco, un po' ci mettiamo timore, rinunciamo per un attimo a giocare, nonostante abbiano dei criteri ben chiari, poi lo facciamo. Quando mettiamo al sicuro il risultato, quando la mente è più libera, quando si è più tranquilli, questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare. Si continuano a fare sempre le stesse cose. Poi negli ultimi 5 minuti si può anche giocare una palla lunga e possiamo accorciare, andiamo a guadagnare fallo, andiamo a spezzare il gioco. Questo sì, ma gli ultimi 5 minuti soltanto in pieno recupero. In alcuni momenti non lo abbiamo fatto e poi fatalmente ci pareggia una partita perché magari vengono tanti a saltare e commettiamo un piccolo errore, però poi siamo ritornati subito in gara anche cambiando l'assetto tattico. Giambo ci ha dato un buon apporto, è entrato per questo motivo, per giocare a supporto degli attaccanti, per giocare fra le linee e siamo ritornati a giocare, siamo ritornati in vantaggio di nuovo, è prevalso un pochino quell'aspetto, qualche pallone perso banalmente, qualche scelta non tranquilla, un po' di frenesia a volte nell'allontanare la palla. Poi dopo il 3-1 siamo ritornati di nuovo a fornire la versione migliore di noi. No, dobbiamo giocare a calcio. E questo è un aspetto che dipende soltanto dall'equilibrio mentale, ecco. Ci sta, ma guardi che ci sta che l'avversario ti possa mettere un po' di pressione, si gioca il tutto per tutto, quindi alza il baricentro, comincia a giocare una partita diversa da quella che sta giocando, ci sta. Così come ci sta che noi possiamo in alcuni frangenti della partita abbassare un po' il baricentro, però poi perché sostanzialmente abbiamo chiuso sempre bene, però poi quando riconquistiamo palla non si rinuncia a partire, a uscire, a proporre gioco, a giocare, a distribuirlo bene, a dare soluzioni, a farsi vedere. In alcuni momenti siamo diventati un po' frenetici, quindi quello che ha detto lei ci sta, capita non soltanto a noi, capita a tutte le squadre, soltanto che dobbiamo imparare a gestirli meglio quelle situazioni. Ho scelto di non fare giocare Ferrari dall'inizio, sarebbe stata la terza partita in 7 giorni, Zappella idem, Zita era rientrato dopo 2 mesi, aveva fatto bene, Rasi era più fresco, Pompetti ho dovuto farlo giocare perché Pompetti è un giocatore poco sostituibile, anche se poi anche lui a un certo punto lo stavo cambiando, e ha chiesto il cambio Pontisso perché era stanco anche lui, non è facile giocare 3 partite in C. Rauti stava meglio, Clemenza era fresco, ha fatto una buonissima partita. Ho fatto questo tipo di scelte di mettere in campo dei giocatori più freschi, ma poi sapevo che nell'economia della gara chi non è stato schierato dall'inizio 25-30 minuti era in grado di farli bene. E così è stato, è entrato Dursi bene, è entrato Ferrari bene, è entrato Giambò bene, è entrato Frascatore bene, è entrato Veroli bene, e questo ci hanno dato un grande apporto. In quel momento così, sì, 1-1, per la partita un po' poco ordinata che stava facendo Rasi, non intendendo rischiare Nzita e volendo mettere un giocatore che potesse fraseggiare lì, fra le linee con gli attaccanti, e Giambò ha queste caratteristiche, ho fatto questa scelta, quindi di metterci a 4, però è cambiato veramente poco nei nostri orientamenti. Poi siamo ritornati in un altro modo. Sempre perché la partita ci ha detto che il Lannes era un po' stanco e faceva fatica in qualche palla alta di cui loro insomma abusavano.
perdeva qualche tempo nello staccare, nel gioco aereo. E quindi ho messo due giocatori freschi che anche loro sono entrati molto bene in partita come vero riaffrascatore. Poi abbiamo finito anche con tranquillità chiudendo la partita. Lui ha fatto il suo, però francamente, se andate a rivedere quell'azione, parte veramente dal nulla, dal vuoto assoluto, perché siamo tutti piazzati, ci battono una punizione quasi dal cerchio di centrocampo, sulla linea di centrocampo, e ci facciamo trovare sorpresi, impreparati, Veroli, anche Drudi che poteva andare a chiudere. Sostanzialmente perdiamo un po' di attenzione, quindi non deve succedere chiaramente, perché dare palle gol su questa situazione che ho appena descritto è veramente da scuola elementare, non va bene, solo un problema di attenzione. Le riporto una dichiarazione di Torrente qualche minuto fa, ha detto che Pescara per valori tecnici è allo stesso livello di Reggiana e Modena. Ma questo... Però ha detto no, ovviamente non so perché è indietro in classifica. Secondo lei Pescara tecnicamente è a livello di Reggiana e Modena? Ma questo è un gruppo che dal punto di vista tecnico, l'ho sempre detto, è forte, è inutile che ritorniamo. Adesso avremo la possibilità di confrontarci, non è che avrà chissà quale valenza, la valenza perché per noi e per loro, adesso avremo la possibilità di confrontarci, ma noi purtroppo quelle due partite sono capitate in momenti in cui non ci ha detto bene, vabbè, è inutile ricontinuare a parlare, ma certo che sì, abbiamo una caratura tecnica importante, ma anche un modello di gioco, perché siamo competitivi da questo punto di vista. Oggi ad esempio alla terza partita in 7 giorni siamo andati ad aggredire a tutto campo bene, loro hanno quasi sempre giocato palla lunga, insomma. Mister, lei non lasciamo in nulla il caso, perché? Perché? Ha cambiato modo. Gliel'ho detto perché Rasi stava facendo una partita poco logica. Aveva tanto spazio e lo ha sfruttato male, commettendo anche alcuni errori, perché in quel momento serviva una maggiore qualità, serviva, come ho detto prima, un giocatore come Giambò. Ma non lo so, noi proviamo a fare cose diverse senza per questo snaturarci o stravolgere il nostro modo di stare in campo. In quel momento era giusto così, poi io le caratteristiche dei miei giocatori, allenandoli quotidianamente, li conosco bene, quindi so che Giambò quel tipo di interpretazione la può fare, la può dare, ed era quello che ci serviva in quel momento, collegare un po' i reparti fra centrocampo e attacco per alzare il baricentro del gioco e per tenere sempre e per avere più continuità nel gioco d'attacco.